Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di come ho allevato la mia piccola falena nei Crisodeixis calcites. Iniziamo! Allora, come prima cosa mi sono procurato un quadernetto dove appuntare tutto quello che succedeva al bruco, giorno per giorno. Intorno al quinto giorno dell'esperimento non riuscivo a trovare il bruco. Al settimo però l'ho portato da mia zia e dopo qualche ricerca lo abbiamo trovato avvolto nel suo bozzolo. Finalmente! Al quattordicesimo giorno dell'esperimento il bruco è diventato una falena in Crisodeixis calcites. Ci siamo riusciti! Ora vi lascio guardare alcune sue immagini e il momento della sua liberazione. Sembra un film, e non vorrei nemmeno che fosse realmente accaduto, ma subito dopo aver liberato la falena, dopo aver svolazzato, si è poggiata in un muro. È un geco l'ha azzannata. Ma è questo quello che succede costantemente in natura. Però poverino, che brutta fine.